Buongiorno a tutti, oggi nel ciclo di interviste per i 10 anni di sinestesia abbiamo come tema la digital transformation e abbiamo con noi l'onore di avere un grandissimo artista che è anche il più grande trasformista del mondo, Arturo Brachetti. Grazie. Benvenuto e grazie per essere con noi, davvero. Arturo, attore, trasformista, illusionista, regista di teatro, dove nasce questa passione? Dove nasce la tua passione e quale di queste definizioni è più tua? Piacerebbe essere immaginato come un fantasticattore, cioè un attore della fantasia, però non esiste, quindi Vabbè, creiamola se non se esiste. facciamo un hashtag e la mettiamo su Instagram. E invece, diciamo che io ho cominciato come illusionista. In seminario, perché io ero un bambino buono, quindi a 11 anni i miei genitori mi hanno messo in seminario. Fortunatamente a 14 ho conosciuto un prete che faceva giochi di prestigio e lì è cominciato tutto. Quindi sono uscito dalla mia timidezza attraverso questi giochi di prestigio, questi spettacoli. Poi mi travestivo per fare gli spettacoli perché ero ancora, avevo paura del palcoscenico e quindi ho imparato a giocare con i costumi, ho cominciato con 3, poi 6, eccetera, eccetera, adesso ne ho 450, quindi sono diventato trasformista dopo. E poi regista molto, molto più tardi, negli anni 90, quando hanno cominciato a chiedermi, ma invece di pensare solo alle cose tue, le pensi anche per noi? Tipo Aldo, Giovanni, Giacomo, eccetera, eccetera. Sì. Bene, bene. Ma Arturo, tu hai avuto il merito di riportare in auge appunto la grande arte del trasformismo. E che cosa rappresenta per te quest'arte in particolare? Allora, innanzitutto è un'arte italiana perché era una delle gag utilizzate nella commedia dell'arte nel 500, nel 600. E poi per me è stata una rivincita sociale questo fatto di travestirmi e fare i giochi di prestigio per dimostrare che non ero una mezza cartuccia quali altri mi consideravano. Perché in collegio, anche se era un collegio, mi bullizzavano un po', mi mettevano il bidone dell'immondizia, prendevano in giro, eccetera, eccetera, ero più piccolo, più magro, più sfigato. Poi a un certo punto, sai, prendi una carta, tre di picche, oh cavolo, come fai? E allora a quel punto, dice, diventava interessante. Ma poi il trasformismo, a parte questo, come dire, è una componente ormai della mia vita comune, no? Io mi rendo conto come tutti noi, perché noi siamo tutti un po' vittime del trasformismo, che ci vestiamo a seconda dell'occasione, no? E poi l'abito fa il monaco e l'abito dà anche proprio l'autorità ad una certa azione. Cioè, se il prete dicesse la messa in Bermuda, insomma, ti manca il canottiere Bermuda, immagini, dice la mia, vai dal dentista, lo trovi, capito, vestito Certo, da con la parapendio, dice, oh là, divisa. c'è un abito per ogni occasione, l'abito fa il monaco, dà quella autorità, quella sicurezza, quella tranquillità, quindi spesso noi mettiamo un abito e recitiamo una parte. Quindi anche nella vita sei trasformista. A volte esco di casa vestito da prete, vado in giro per il mio quartiere, quando c'era l'esposizione della Sindone, ogni 3 giorni, metto questa parrucchina bellissima, cinematografica, che costa l'ira di Dio, che ho ciulato a Jean-Paul Belmondo. Non ho proprio ciulato, l'ho presa in In eredità. prestito, Perché diciamo. io sono arrivato al Teatro Marigny di Parigi nel 2000, e prima di me c'era Jean-Paul Belmondo che faceva l'Otello. Quindi arrivo in camerino, metto tutte le mie cose, apro un cassetto pieno di parrucche. Allora chiedo alla sarta del teatro, ma scusa, queste parrucche? Oh, c'est Jean-Paul qui le oublie. Bon, ok, allora ce n'era una, questa cinematografica, un po' riccia, con un po' di capelli grigi qua, proprio me la sono messa e dico, cavolo, c'ho la mia età lì, ecco. E gli ho detto, ma allora che succede? Perché questa parrucca da 3.000 euro, capito, no? Dice, ah, non lo so, verranno a riprendersele. Bon. No, 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 l'ho ciulato, ho cambiato di cassetto. Sono stato lì 2 mesi, non è venuto nessuno. Allora poi ho chiesto alla sarta e mi fa: lì mi disse: J'ai rien vu, j'ai rien vu.
Allora, j'aurais vu, c'è passato, ecco. Arturo, Synesthesia si occupa di digitale, di tecnologia. E nella tua vita la tecnologia e nel tuo lavoro la tecnologia che ruolo ha? È indispensabile, è utile? Io sono vittima dei gadget tecnologici da sempre. Abbiamo il videomapping, tutto lo spettacolo quest'ultimo è in videomapping, però non è videomapping a manetta per cui diventa il protagonista dello spettacolo. Protagonista dello spettacolo devo essere io, cioè un Certo. essere umano. Il videomapping è una cosa in più. Perché la fregatura di queste fantastiche Ferrari tecnologiche è che quando tu ce l'hai vuoi andare sempre ai 250, no, devi andare un po' piano, cioè usarlo con parsimonia. Quindi la Sì. tecnologia non deve essere preponderante, non deve, diciamo, Eh sì, sennò diventi sovrastare l'arte e come in quel film di l'artista. fantascienza dove la testa è praticamente immersa in un monitor e tutto intorno è Chernobyl, capito? No, Ma il sì, ma anche le rapporto cose vere, diretto. no? Quando dici, facciamo il teatro in internet, il futuro del teatro sarà in internet. Scusa, dico, è come far l'amore il teatro, cioè è una cosa che devi vivere lì. Per te che cos'è importante? Quanto è importante l'empatia e l'inclusione nel tuo lavoro? Il rapporto che si crea tra l'artista e il proprio pubblico, no? Quanto è importante e quanto c'è di finzione anche di realtà in tutto questo? L'empatia è necessaria a tutti i livelli, non solo in teatro o nei mestieri dove uno lavora col pubblico, perché l'empatia è la base della nostra società. E poi, cioè, è scientificamente dimostrato che noi attiviamo questi neuroni specchio dalla prima età, scoperti da Rizzolatti proprio negli anni 90, per cui noi impariamo la compassione, la generosità, tutto da piccoli, dai nostri genitori, e devono trasmettercela con le mani, con gli occhi, col fisico e non attraverso uno schermo, quindi importantissimo l'empatia. E poi l'empatia veramente, cioè, smuove le montagne, perché tu sei disposto ad ascoltare un individuo che la pensa all'opposto di te solo perché è simpatico, ti è simpatico. E poi io penso che ognuno di noi viaggia ad una certa velocità, no? Ho letto anche altre teorie, ma per farla breve, è come se ognuno di noi abbia il proprio voltaggio. Tu hai 220, uno c'ha 12 volt, l'altro c'ha 380, eccetera, eccetera. Allora, se io voglio parlare con te che vai ai 220, è inutile che ti parli ai 380 e tu rimani indietro, o ai 12, dove tu dopo 20 secondi dici: sì, ho capito, Ciccio, stringi. Devo trovare e capire il tuo voltaggio. Questo è un meccanismo empatico. Col teatro, ovviamente, è addirittura esagerata, perché il meccanismo empatico è portato verso queste 600, 5, 2000 persone che hai davanti, però è uguale. Cioè, per me 1000 persone in platea o una è uguale. Io so che ho 1 ora e mezza di spettacolo per poter affascinare queste persone con le mie magie, i racconti, eccetera, eccetera. C'ho tutti gli assi nella manica, eccetera, eccetera, e quindi conquistare un pubblico vasto, oppure 2 persone ad una cena, o una sola che ti vuole rimorchiare, è uguale. Anzi, è più difficile una da sola, capito? E poi molti lo facciamo inconsciamente, perché siamo gente dotata di natura che ha questo meccanismo empatico, per cui la vita per loro è più facile. A volte siamo noi a porci dei limiti, quindi. Sicuramente, sicuramente, perché magari sogniamo corto. Come dici, piemontesi, Pisa più cure. No, invece bisogna provare sempre a immaginarci di più per arrivare. Immagina, se hai un sogno, visto che è un sogno, immagina un sogno Sogna in grande, esagerato. tanto, Tanto se arrivi a tanto. metà è già tantissimo. Ma Certo. se tu immagini un sogno che arriva qua, arriverai qua. È un meccanismo di comunione, ecco, che è poi la base del teatro, di tutte tutte quelle cose che facciamo da 250.000 anni, da quando c'è un vecchio davanti al fuoco che racconta la storia degli antenati. Era il teatro, ecco.
Arturo, torniamo a parlare di trasformazione. Nel nostro mondo, nel mondo della tecnologia, si parla di trasformazione digitale. Però per te la trasformazione che cosa rappresenta? L'evoluzione del mondo, che è durata 3.000 milioni di anni, è tutto da una cellula, siamo diventati noi, capisci? E l'uomo rappresenta gli ultimi 250.000, cioè proprio un rutto. E anche noi, negli ultimi 250.000 anni, ci siamo trasformati, ma anche negli ultimi 30 anni ci continuiamo a trasformare. E quindi è così. Questa è così, cioè non puoi farci niente, è così, questa è la legge, è il quotidiano, è la natura. Trasformazione vuol dire solo accettare il fatto che per andare avanti bisogna trasformarsi e quindi mettere anche in gioco i propri credi, dice io credevo questo fino a 10 anni fa, adesso non ci credo più tanto, oppure adesso ho scoperto che per esempio 50 anni fa non pensavamo al pianeta, alla salute del pianeta, adesso ci pensiamo quotidianamente al risparmiare l'acqua, eccetera, eccetera. Il mangiare, quindi noi ci trasformiamo. Comunque, per sopravvivere, accettarla, anzi, prevenirla, ecco, sarebbe la cosa ideale prevenirla. Infatti io guardo sempre al futuro, perché per me quando incontro i miei coetanei dicono, ah, ti ricordi i bei tempi? Dice, bei tempi di quando eravamo sfigati, diciottenni? No, per me il più bel giorno, il bel tempo è domani. Ecco, domani è il giorno più bello perché lo posso immaginare. E lo idealizzo e dico anche perché il presente non so viverlo come tanti, quindi penso sempre al domani. Parlando di futuro, ma di futuro anche remoto, no? Da qua ai prossimi 10 anni, come vedi il mondo? Quali pensi che saranno, le relazioni sociali? Saremo più vicini? Saremo migliori? Un po' preoccupato da un lato, perché se guardassi solamente ciò che ci fanno vedere sulle piattaforme digitali, in streaming, il futuro è sempre distopico, perché sai, ti ricordi quell'episodio famoso dei like, dove tutti saremo misurati a like, e dici il futuro sarà Black quello? C'è Black Mirror. Mirror, sono un grande fan di Black Mirror, o quei futuri dove lo smog, conviveremo con il CO2 e saremo tutti numerini. Chiaro, se guardiamo quello, forse lo facciamo per scaramanzia, per creare queste serie qua, perché secondo me il mondo continuerà a diverse velocità, cioè il futuro, da un lato la tecnologia avanzerà ovviamente in maniera esponenziale e secondo me per vedere il futuro basta andare in Cina adesso, dove succedono delle cose tecnologiche impensabili per noi, però nello stesso tempo i cinesi che sono super tecnologizzati vogliono poi dopo venire in Italia e avere una scultura fatta a mano da uno con uno scalpello che lo faceva come negli ultimi 3.000 anni. Quindi Black Mirror è un po' un monito che ci Sì, secondo dice me serve a per cosa farci. dobbiamo fare attenzione, Esatto. perché guardare alla Cina effettivamente loro sono molto avanti tecnologicamente sotto molti aspetti e punti di vista, però vivono anche un po' in una distopia dal nostro punto di vista di europei, no? In cui la privacy non è molto rispettata, in cui i diritti umani non sono poi così rispettati, no? Un mio amico è stato in ospedale in Cina, dice, ti chiedono, vuole essere operato? Sì, devo essere operato. Quando? Domani mattina? E dici, scusa? Vuole il suo dottore? Lo facciamo arrivare qui con l'aereo? Oppure va bene uno dei nostri? Cioè, uno dice, fantascienza, costo uguale che da noi, eh? Cioè, Certo. uguale, cioè, devi avere l'assicurazione. Però, e quindi da un certo lato è fantascienza. Poi magari certe cose, manuali o anche solo di relazioni, non sanno poi risolverle come facciamo noi. Perché noi italiani siamo specializzati, per esempio, nel risolvere le cose, di mettere a posto le cose. Io me ne accorgo facendo le tournée internazionali con i tecnici miei italiani. Sono sempre molto accomodanti, no? Ci vai in un posto, ah, non ci possiamo attaccare lì, ah, allora ci possiamo tirare una corda, cioè risolvono dei problemi come se fosse normale avere dei problemi. Vai in certi paesi dove
tu dici scusa, ma quel proiettore me lo puoi alzare da un metro? E ti guardano così, e poi dici, ma perché non me lo sposta, no? Tipo in Corea, cioè, deve prima chiederlo al suo capo, arriva sul summit, e poi, oppure per risolvere dei problemi dove basta veramente un po' di ingegno. Ecco, quindi noi italiani abbiamo risolto e continuiamo a risolviamo, ma lo vedi alla vita di tutti i giorni, l'italiano sta sempre a galla, perché è abituato a essere un pochino sempre un po' alla deriva, siamo abituati a trovarci salvagente, crearcelo. E quello penso che con l'avvento della tecnologia super programmata, eccetera, noi resteremo ancora un popolo di artisti, perché ce l'abbiamo nel DNA, un po' ce l'abbiamo perché la nostra cultura noi l'assorbiamo fin da piccoli, no? Cioè mi sono trovato a fare delle tournée negli Stati Uniti, non parlo di New York o posti straordinari perché c'è un'energia fantastica, ma tournée proprio in Boston, Denver, Oklahoma, Detroit. Allora, c'avevi il teatro qui, McDonald's là, distributore di benzina lì, altra città, distributore di benzina lì, McDonald's là. Dopo 6 mesi, 8 mesi, dici cosa facciamo al giorno di riposo? Si va al centro commerciale, ma andiamo in centro, fa in centro a far cosa? Il centro è vuoto a quest'ora, alle 5 di pomeriggio non c'è, forse non c'è. Allora passare 8 mesi in un centro commerciale mi sentivo alienato, no? E mi mancava la mia cultura, che non è solo leggere libri e andare per musei, è quella roba lì che ci circonda in Italia. Un bambino di 8 anni in Italia gioca a pallone davanti a una chiesa del 600, capito? Lui non lo sa che è una chiesa del 600, ma questo 600 gli entra in testa, negli occhi, nel sangue, eccetera eccetera, il gusto, il senso della proporzione, della bellezza, delle cose buone, dei rapporti umani, eccetera eccetera, gli entrano per forza nel carattere del quotidiano, e questo per fortuna è, come dire, è difficile da rubare. Poi bene, e l'Arturo Bracchetti invece che porti nel futuro qual è? Io ho previsto che il mio fisico può tenere così ancora per, non so, 5, 6, 10 anni. Allora, per un po' cercherò di fare lo spettacolo, gli spettacoli dove c'è da faticare fisicamente al massimo. Poi ho cominciato già da adesso a usare la parola, che è quella, quindi la parola, insomma, se non mi capita un incidente, fino a 90 anni uno può usarlo. E quindi ho cominciato, stiamo programmando dei podcast, degli altri storytelling o showtelling, cioè raccontare delle cose. E quello può farlo, capisci, posso farlo anche, penso, fino alla morte, ecco. E questo è il futuro. E poi ovviamente immaginare cose per altre. E altri progetti invece, mi parlavi di progetti verso le aziende. Sì, adesso per esempio facciamo anche una formula che si chiama Transform Action, in cui parliamo della trasformazione, della metamorfosi, di altri aspetti che fanno parte della mia vita, che è trasformazione, per rimanere sempre sul mercato. Molte aziende hanno questo problema, che devono trasformarsi, devono rinnovarsi. E chi sono i più, quelli che remano contro? Quelli della mia età. Allora, vedere uno lì davanti che ti parla, o in un video, a 60 anni e che ha l'applicazione del telefono, che segue qui, che vuole andare, vuol partire, vuol fare, vuol mettersi in gioco, è stimolante per specialmente un esempio qua. Che traina, sì, speriamo, ecco. Beh, chi non si trasforma si estingue, no? Certo, ne parlavamo prima, la vita è trasformazione, è e anche per le aziende la trasformazione è fondamentale. Certo, continuamente c'è la necessità di evolversi, no? Lo sappiamo bene, e che altrimenti chi si ferma è perduto. Arturo, un'ultima domanda. Se dovessi dire a un bambino di 6 anni che cos'è la creatività, cosa racconteresti? La creatività è un giardino, cioè un posto qui nel tuo cervello dove tu ci metti tanti semini, che sono dei libri che leggi, delle informazioni, dei
degli spettacoli che vedi, dei film che vedi, tante informazioni. Poi dopo in questo giardino le piante crescono, tu le lasci lì e dopo tanti anni tu hai un bellissimo giardino pieno di fiori, pieno di frutti. Perché? Sei ricco, insomma. Sei diventato ricco di qualcosa perché hai piantato i semini 10-20 anni prima. Io mi rendo conto che la mia creatività funziona così. È come uno stomaco, un software, ma che digerisce per anni informazioni, per cui lo nutro continuamente, e poi dopo 10 anni, 20 anni dopo magari c'è un'idea, sembra così originale, ma è il frutto di un semino piantato. D'altronde anche Steve Jobs, cioè di buon'anima, eccoli, diceva che la creatività in fondo non esiste. Se tu parli con gente creativa, ti diranno, ma no, io veramente ho solo visto quelle cose lì, le ho messe. L'abilità è nel mettere insieme cose preesistenti. Anche questa è trasformazione. E certo, perché poi crei una cosa che è nuova, perché inventi con gli stessi ingredienti, fai una cosa nuova, e poi 5 anni dopo, 10 anni dopo, qualcun altro farà con i tuoi ingredienti un'altra cosa più nuova e così via. Arturo, grazie di cuore e a presto. Speriamo.